benvenuti a questa che è la 14ª edizione del premio Ischia Internazionale di Giornalismo. Sono passati 14 anni da quel 1980 quando Ischia divenne per la prima volta il punto di incontro tra il mondo della cultura e il mondo dello spettacolo. In quell'anno il premio fu vinto da Indro Montanelli e da allora, durante questi 14 anni, i più grandi nomi del giornalismo italiano e mondiale, quelli che a buon diritto si possono definire le grandi firme, si sono avvicendate su questo palcoscenico insieme a grandi, importanti nomi del mondo dello spettacolo italiano. Infatti, non a caso, anche questa sera, avete visto, abbiamo aperto con una sigla che era interpretata sulle note di una canzone tra le più belle della tradizione napoletana, Luna Rossa, era interpretata da una voce che è sicuramente inconfondibile. Una persona, un artista, un grandissimo amico che già l'anno scorso su questo palcoscenico ci ha fatto una sorpresa, ci ha presentato un suo nuovo lavoro e da qui è partito per una nuova avventura. Ed è di nuovo qui con noi Renzo Arbore! Grazie, buonasera a tutti. Gincana, Renzo, benvenuto. Grazie. Come si dice, ben trovati, grazie molte. Era un omaggio dovuto questo mio ritorno con l'Orchestra Italiana a Ischia, perché proprio da qui, da Ischia, da questo premio. È vero, da questo premio è partita la tua avventura. La mia avventura napoletana italiana, infatti, e napoletana in particolare. Questo viaggio che insomma è stato un Ischia, Manhattan e ritorno. Sì, passando per molte tappe, passando per Torino, per Monte Carlo, ma anche per Reggio Calabria e girando un po' l'Italia. Devo dire che siamo molto contenti di aver, rispolverato e rivisitato la canzone napoletana e l'abbiamo fatta diventare di nuovo popolare, la canzone napoletana classica o tradizionale, come ai bei tempi. E comunque è stato un trionfo che si ripeterà questa sera, perché tu ci proponi una delle canzoni più belle del repertorio napoletano. Renzo Arbore offre a tutto il nostro pubblico una grande serenata, Voce Notte. Voce Notte, grazie. Allora. Bye.
questa voce e chi ha niente a notare se lo sposo con un aveva che la nostra manifestazione è patrocinata dal quotidiano Il Mattino di Napoli, dal Banco di Napoli, dalla Regione Campania e dalla SEAT del gruppo STET. In questa manifestazione ogni anno c'è uno spazio dedicato al cinema e anche quest'anno noi assegniamo a nome del Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici un premio, il premio Pasinetti, al film italiano che è stato giudicato il migliore a Cannes. E quest'anno il premio è stato vinto dal film La Scorta e a ricevere il premio sarà Ricky Tognazzi, che vedrà consegnarsi il premio Pasinetti da Ettore Nuara. Leggo la motivazione. Tra cronaca e realtà quotidiana, privo di accenti retorici, è un film dedica che racconta le paure, i desideri e l'umano sentire di personaggi sconosciuti, uomini non eroi, che vivono una vita non esaltante e rischiosa a difesa delle nostre libertà e delle nostre istituzioni e a protezione di coloro che cercano di garantirle e tutelarle. Un gran film. Ecco che Ettore Nuara del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici consegna il premio a Ricky Tognazzi. Allora, grazie mille. La Scorta è stato un film che ha fatto molto discutere, che quindi ti ha dato molte soddisfazioni, ma si legge in questi giorni di una strana notizia che ti riguarda. Perché pare che tu abbia una sala cinematografica, che abbia iniziato una nuova attività di... No, magari no. O magari non lo so, Dio, sarei pieno di debiti in questo momento. No, la notizia è che Giorgio Leopardi, un amico produttore cinematografico nonché esercente, ha fatto una cosa bizzarra. Cioè, invece di chiudere una sala cinematografica e farla diventare un supermercato, ne ha aperto una multisala a Cremona, città natia di mio padre Ugo Tognazzi, e l'ha dedicata a lui. Noi ti auguriamo grandissima fortuna anche per il tuo prossimo film,
che tu possa vincere anche con questa nuova, con questo nuovo film, un altro premio Pasinetti. Lo spero molto, perché il prossimo film che farò sarà come interprete con Simona Izzo, che sarà regista, che mi ha aiutato tanto in questi ultimi anni e che spero di poter... Siete un team vincente, quindi in bocca al lupo a Ricky Cognazzi. Grazie Ricky, grazie a Ettore Nuvara. E dal cinema viene facile trasferirsi nel mondo della musica con una cantautrice molto giovane, una cantautrice siciliana che può già vantare però una grande, importante affermazione al Festival di Sanremo. Geraldina ha trovato Sognare, sognare! Cosa fare? Faccio due passi e poi ritorno giù a dormire. Non c'è più niente che mi fa impazzire, non c'è più un uomo che mi fa morire. L'unica cosa bella è dormire, è dormire, è dormire e sognare. Senza nome, senza nome, passeggio tra la gente per le strade, tra quella sci, quella delle borgate, mi siedo stanca, indifferente. Mi chiede se lì vicino c'è un gabinetto. Sarà meglio sognare, sognare, sognare. Antonio Iervolino per consegnare il premio a Siegfried Fogele.
Buonasera. Ed ecco che l'assessore consegna il riconoscimento 1993 per la stampa turistica a Sigrid Vogele, che è un giornalista tedesco che scrive su varie testate e si è particolarmente distinto quest'anno per il suo contributo all'immagine di Ischia e dell'Italia in generale. Grazie. Grazie. Ritorniamo adesso nel mondo della musica con una proposta che riguarda la musica più giovane, la musica più innovativa. Un gruppo fra i più interessanti nel nostro panorama musicale sono gli Avion Travel. Unica, talmente nuova da sembrare unica, mi laverò, mi vestirò per sembrare almeno recente di fronte a te, che sembri unica, mistica, talmente buona da sembrare mistica, santo sarò, io pregherò per sembrare devoto credente di fronte a te, che sembri mistica. Ma la passione è un'altra grammatica, sarò e studierò la maniera di fare politica senza toccare la tua etica, bella mia, talmente bella da fare un'estetica, l'arte farò e studierò la maniera di fare l'erotico senza guastare la tua estetica. Passione un'altra grammatica. Gli Avion Travel, amore grammatico. E per entrare adesso nel vivo delle premiazioni, e cioè quindi nel vero e proprio premio Ischia internazionale di giornalismo, io vorrei accanto a me il dottor Pasquale Nonno, gran sostenitore del premio di Ischia, per introdurre i tre premi che andremo a consegnare. No, io tanto voglio dire che è un momento difficilissimo per Ischia, come per tutte le località turistiche che ci sono in Italia, e il premio vuole concorrere in qualche modo a superare queste difficoltà, restituendo la consapevolezza della grande potenzialità che ha quest'isola e anche della necessità di una classe dirigente capace di sfruttare queste potenzialità, perché poi il problema è anche quello. Per quanto riguarda il premio vero e proprio, non si può prescindere dalle polemiche, dalle discussioni che ci sono sul modo come si fa il giornalismo. Voglio dire che la giuria ha voluto premiare, al di là della brillantezza dei curriculum dei colleghi prescelti, ha voluto premiare soprattutto un giornalismo consapevole, serio, tra virgolette, utile e perciò un giornalismo difficile. Questo. Complimenti, perché l'intenzione è nobile, è importante, e i nomi che sentiremo questa sera sono veramente grandi nomi, grandi firme. Cominciamo con il premio per la sezione economica, che va a Mario Pirani, editorialista del quotidiano La Repubblica, che verrà premiato dal vice direttore generale del Banco di Napoli, Giampaolo Villar. Prego, accomodatevi mentre io leggo la motivazione, che è questa. Mario Pirani,
ha portato nel giornalismo la passione e la competenza acquisita nel corso di una lunga esperienza professionale, che lo ha visto anche a fianco di uomini eccezionali come Enrico Mattei. Nei suoi articoli e nelle sue inchieste si affiancano così rigore e passione civile, che fanno di lui un osservatore critico e disincantato, ma mai indifferente ai valori che muovono i singoli individui e le diverse componenti della realtà economica e sociale. In un periodo in cui spesso si impone l'informazione al servizio della fazione, rappresenta un punto di riferimento per chi ama riflettere e discutere, piuttosto che schierarsi sulla base di scelte precostituite. Direi che è una motivazione importante. Ed ecco che dalle mani del vice direttore generale del Banco di Napoli, Mario Pirani riceve il premio Ischia. Grazie mille. Congratulazioni. Grazie in un momento poi, tra l'altro, in cui, a parte che come giornalista, e abbiamo sentito dalle parole della giuria quale sia l'importanza della sua figura di giornalista, lei vive anche un grande momento come scrittore, perché è in uscita ora la seconda edizione del suo libro sul futuro dell'economia. La ringrazio molto, sì. Sono 15 interviste, ho cercato, come dire, di far capire cos'è questa economia, perché parto dal fatto che siccome non la capisco neanche io, allora cerco di spiegarla nel modo più semplice. Grazie Mario Pirani, grazie dottor Nonno, grazie a Giampaolo Villas. E adesso entriamo invece in un'atmosfera romantica, un'atmosfera fatta di mezzi toni, di sensibilità, ed è l'atmosfera che adesso creerà su questo palcoscenico Mietta! Sono mio.
senza te. Una bellissima atmosfera per questo pezzo che ci introduce al secondo premio della serata, che riguarda la sezione televisiva. E il premio Ischia internazionale di giornalismo va ad Andrea Barbato e gli verrà consegnato dal dottor Biagio Agnes, presidente della giuria e presidente del gruppo STET. Questa è la motivazione. Andrea Barbato è un grande cronista e un giornalista eclettico della carta stampata. La giuria del premio Ischia lo ha voluto premiare però per il suo impegno televisivo. Ha ideato e condotto innumerevoli trasmissioni, ha diretto il telegiornale 2 per 5 anni a partire dalla sua costituzione e in particolare in un momento in cui il clamore e talvolta perfino la volgarità e la faziosità sembrano le carte vincenti, Barbato testimonia autorevolmente la possibilità di un giornalismo televisivo serio, pacato, incisivo, rispettoso della verità e delle persone. Ed ecco che dalle mani del presidente Agnes riceve premio Ischia. Per quanto, come diceva un umorista, per quanto bene diciate di me non riuscirete mai a sorprendermi. Addirittura, questa è buona. È la classica punta di humor che Barbato mette sempre anche nelle sue cartoline. Sì, auto-humor in questo caso. In questo caso. Una cartolina di 15 secondi da Ischia, a chi la spedirebbe questa sera? E la spedirei a quelli che stanno rinnovando la RAI, ecco, io direi tutto si rinnova nel mondo di oggi, nella società italiana di oggi. Attenzione a non rinnegare il passato, ecco, per esempio la persona che mi ha consegnato il premio, che è stato per tanti anni direttore generale della RAI, ha fatto una RAI vincente e creativa per tutti quegli anni. Un giorno quando qualcuno scriverà la storia della RAI, dirà che quella è stata una buona RAI. Allora rinnoviamo, ma senza buttar via il passato. Tra l'altro si dice, le persone che la conoscono dicono, presidente, che lei, pur essendo il presidente di un gruppo finanziario, però le due grandi passioni, quelle del giornalismo e della televisione, non le ha mai dimenticate, rimangono grandi interessi vivi nella sua vita. Ho detto qua una volta che la RAI è stata per me un grande amore, il primo grande amore, ma io sono sicuro che la RAI, come ha attraversato momenti difficili e li ha saputi superare, sono convinto che anche questa volta supererà questo momento. Senz'altro. Perché c'ha intelligenze, c'ha esperienze e c'ha soprattutto grandi professionalità. E ci dobbiamo credere tutti, se no non saremmo qui. Arrivederci e grazie ad Andrea Barbato, premio per la sezione televisiva. Io a questo punto, rubando un po', se me lo consente Barbato, prendendo prestito la sua idea della cartolina, vorrei a modo mio, naturalmente, in un modo un po' totalmente diverso, farvi una piccola cartolina. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosita buena. Che cosa maravigliosa, cosita linda, mamma sognava, sognava che me querías, sognava che me besavas. Che cosa maravigliosa, cosita linda, mamma. Al piede tu ventanita florida, te quiero mi serenata cantar. Ay, dime si tu me quieres. Esta y no me haga desesperar. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosita buena. Qué cosa maravillosa, ay cosita linda, mamá. Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas. Qué cosa maravillosa, ay cosita linda, mamá. Quiero mi serenata cantar.
Grazie, e dopo questi, diciamo, saluti in musica da Ischia, una forse un po' irriverente cartolina, Barbato, perché passiamo dal serio al profano, rientriamo invece nel tema della nostra serata e quindi al tema del giornalismo, al tema dell'impegno nella carta stampata così come nella televisione, con l'ultimo premio internazionale di questa serata. E il premio Ischia di giornalismo va a Ugo Stille. E gli verrà consegnato dall'onorevole Giovanni Grasso, presidente della Giunta regionale Campania. Buonasera. Questa è la motivazione. Mikhail Kamensky, cioè Ugo Stille, moscovita di nascita, italiano a tutti gli effetti. Un'esperienza radiofonica a Palermo, Milano e Napoli subito dopo la guerra di liberazione, poi per 41 anni corrispondente del Corriere della Sera dagli Stati Uniti, prima di diventare direttore nel 1987. Nessuno ha saputo raccontare con altrettanta autorevolezza e acutezza la fondamentale realtà americana, diventando un punto di riferimento per l'opinione pubblica italiana e rappresentando nello stesso tempo un'immagine stimata e credibile della realtà italiana nel grande paese. Un'esperienza unica di grande giornalismo. A Ugo Stille il premio Ischia internazionale di giornalismo. Ecco che dalle mani dell'onorevole Grasso riceve il premio di questa sera. Allora, una grande presenza, una grande firma, come è nella tradizione di questo premio, nel giornalismo internazionale, in Italia e in America, quindi una duplice esperienza, due mondi così diversi anche nel giornalismo? Cioè ci sono più diversità o affinità tra i due modi? No, ci sono certamente diversità, alcune riflettono una natura diversa dei due paesi, ma poi il giornalismo ha sempre un elemento comune. E cioè c'è il buon giornalismo che dipinge la realtà com'è, c'è il cattivo giornalismo che fa delle fantasie e le trasforma in realtà. Ora io non vorrei turbare l'atmosfera celebrativa di queste cerimonie, che sono sempre un elogio della categoria giornalistica, e non vorrei neanche fare la figura di quello che da New York viene a dar lezioni ai colleghi, non è nella mia natura. Però mi sembra importante, proprio data la situazione italiana, sottolineare quello che per me è un fatto di un certo rilievo. Il momento storico che attraversa l'Italia fornisce alla stampa un'occasione unica, l'occasione di esercitare un ruolo attivo nel futuro del nostro paese. Purtroppo a me sembra che sinora la stampa non abbia raccolto questa occasione e mi domando le ragioni. Le ragioni sono in sostanza due. La prima è che la stampa non ha attuato quell'opera di orientamento e di chiarimento necessari per un paese in stato di incertezza. Ovviamente non è compito dei giornali fornire soluzioni ai problemi, però i giornali possono e debbono analizzare la natura dei problemi, chiarirne i termini, prospettarne le alternative. Questo sinora è avvenuto solo in modo sporadico e saltuario. La seconda ragione è il tipo di informazione politica che viene dato ai lettori. I giornali italiani riportano ogni giorno interviste a uomini politici che si ripetono con monotonia esasperante ogni settimana e che non servono quasi mai a niente, perché non cambiano la situazione. Quello che invece non viene fuori è quel lavoro di scavo su quello che la gente veramente pensa. Qui voglio citare semplicemente una cosa che mi ha colpito nel viaggio in aereo. Leggo su tutti i giornali una notizia con lo stesso titolo: Occhetto esprime la sua preoccupazione per il ravvicinamento di Segni a Martinazzoli e invia un avvertimento severo al leader referendario. Ora io mi domando questo: ma perché Occhetto si deve preoccupare del... Occhetto non si deve affatto preoccupare di quello che pensa Segni né di quello che pensa Martinazzoli. Occhetto si deve soltanto preoccupare di quello che pensa la gente e organizzare il suo programma in questi termini. I giornali
compiono lo stesso difetto dei politici, cioè di tutto si occupano fuorché di chiarire che cosa bolle nel grosso calderone della società italiana. Questo mi sembra. Ma ringrazio veramente, perché noi come utenti del giornalismo desideriamo chiarezza, desideriamo sapere fino in fondo e non notizie fumose, la verità ci interessa. Grazie. Ugo Stille. E siamo con quest'ultimo premio arrivati quasi in fondo a questa serata che vede il ritorno sul nostro palcoscenico dell'artista con cui abbiamo aperto così con tanta gioia e con grande ritmo, Renzo Arbore. Ritorno. Che torna con la sua orchestra italiana. La vendetta, ritorno. Renzo Arbore 2. 2. Questa volta per un pezzo invece sì, questo è un pezzo un po' sentimentale, avremmo preferito una bella notte di luna calante. Immaginiamoci la luna e le stelle per Mala Femmina. Sì. Si avesse fatta nata quella che è fatta a me, stomma d'avessa accise e vuoi sapere perché, perché ingoppa sta terra femmina come a te, non c'è una stampa nomma onesta come a me. Femmina, tu sei una mala femmina, chi stuo chi è fatta giagnere, lacrime infamità, femmina, tu sei peggio una vipera, mentre segata l'anima, non posso più campare. Femmina, si doce con mio zucchero, però sta faccia d'angelo tu sei dopo inganna. Femmina, tu sia più bella femmina, ti voglio bene e t'odio, non te posso scordare. Femmina, tu sia più bella femmina, te voglio bene e t'odio, non te posso scordare. Fatta a me.
e manà. Si doce come o zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve per ingannà. Grazie, arrivederci a Ischia. Allora, con Renzo Arbore, con l'Orchestra Italiana, qui da Ischia, noi vi salutiamo dandovi ancora una volta l'appuntamento all'anno prossimo per una nuova edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, sempre con il Centro Studi Valentino, sempre con tutti gli amici che rendono possibile questa serata. All'anno prossimo! Arrivederci a tutti.